Allora, la coppia che giustamente dice di patinare in quest'ultimo gruppo ma senza pressione, la coppia canadese Julien Segache e Harry Bilodeau, loro sono arrivati a questa finale con la settima posizione nel ranking perché hanno, diciamo, usufruito del fatto di aver gareggiato al Bompard chiuso con la gara a Bordeaux chiusa nella short, dopo la short al terzo posto. Questo loro programma libero è stato curato dagli allenatori della danza di Grey Lauzon, che oramai veramente stanno iniziando una scuola importante in Canada. Questo meraviglioso. Triple toll, doppio toll, molto bene.
questa gara libido, no? Franca, ti vedo soddisfatta. Molto bene, sì, al di là di quell'errore capitato, la caduta sul triplo luz lanciato, flip lanciato, ma che programma. Guarda, lo vediamo già dal punteggio tecnico, il 65-04 è il tecnico per ora per loro, il 60-59 è quello che si riferisce alla coppia al comando Eugene. Certo, sto guardando intanto che cosa si dicono gli allenatori, cercando di capire cosa si dicono. Direi che possono essere più che soddisfatti, libero quasi pulito, un errore, ma pattinato anche bene dall'inizio alla fine. Ho avuto una sensazione di calo un po' dopo la metà, pensavo che fossero veramente stanchi, invece poi si sono ripresi bene, hanno pattinato bene, comunque l'ultimo sollevamento molto ben eseguito. Allora Franca, faccio notare tutte le particolarità, questo devo dire è il primo bel libero che vediamo. Sì, esatto, e qui il bellissimo triplo twist, alto, grande, il bel catch, qua la combinazione insieme, precisa, vicina, triplo toll, doppio toll, solida, solidissima. Il cambio di direzione sul primo sollevamento è uguale a quello dello short, lui una leggera esitazione ma non ha messo giù la mano sul arrivo del triplo salto, per cui invece c'era fuori unisono, come abbiamo proprio già fatto notare durante la gara nella trottola in parallelo. Buona la spirale interna avanti, lui un po' alto nell'ultima parte. Direi che possono ritenersi più che soddisfatti. Stiamo guardando proprio il lavoro, sono entrati tutti i punteggi, Franca, ormai. Sì, sì, sì. Si tratta dei components, gli ultimi giudici. Allora, questo è il loro season best, 298 con 129 ed 82, il miglior freschetto in vista finora, 64 e 45 di tecnico, 66 e 37 per quanto riguarda i components, ovviamente c'è il punteggio di deduction, ma un risultato per loro importante, Franca, alla prima finale senior. Assolutamente sì, possono essere più che orgogliosi e più che contenti. E ora ovviamente ci sono i campioni del mondo.